oggi, ragazzi. Oggi parleremo di un episodio un po' strano che mi è accaduto qualche settimana fa. Come potete vedere, da un po' di tempo mi sono, diciamo, approcciato al mondo di Yu-Gi-Oh! Che cosa è successo? Dato che non c'ho la grana, io e Kairu abbiamo trovato questo programma che ci permette di giocare a Yu-Gi-Oh! Con le carte in inglese con persone online da tutto il mondo. Non sapendo bene le regole, vedendo il rosso, non avendo letto No Ban List grande come una casa, ci siamo scontrati contro un individuo assai bizzarro, dal nome Globitox. Tutto normale fin qui, un sacco di gente ha nomi che finiscono con Ox, quindi la partita inizia. La partita inizia tutto normale fino a quando, proprio al suo primo turno, Globitox mette il sigillo di Uricalcus. Ok, il suo effetto lo potete vedere qui. Allora, è già qui, è iniziato un po' a rodere. Niente, abbiamo continuato normalmente la partita fino a quando lui non ha iniziato a sganciare tutti gli Uricalcos che aveva. Prima ha messo Kyutora per poi subito tributarlo e con il suo effetto evocare Uricalcos Shunoros. Ora arriva la parte pazza, diciamo. Il problema è che aveva 20.500 di attacco. Di norma il suo effetto sarebbe che guadagna 1.000 di attacco per ogni mostro controllato dall'avversario. Io ne controllavo 3, dovevo averne 3.000 di attacco più i 500 del sigillo. 20.000. Attacca e io attivo l'effetto del mio mostro Link, ovvero mandarlo al cimitero e annullare l'attacco. Riattacca e attivo il suo effetto, che reindirizza l'attacco verso il mostro avversario e in più si prende l'attacco del mio mostro, quindi lui perde 2800. Arrivato a questo punto, si attiva l'effetto di un mostro nella sua mano, il serpente divino. Ecco, un po' bizzarro questo serpente divino, dato che ha 9.999.999 di attacco e 9.999.999 di difesa. Tra l'altro, includiamo anche l'effetto che lo fa potenzialmente diventare la carta più forte del gioco, ovvero che il mostro non può essere targettato dagli effetti delle carte, dagli effetti dei mostri e può essere solo distrutto in battaglia. L'unico problemino è che giocando con un deck legit non potevo avere un mostro a 10 milioni di attacco, quindi eravamo un po' finita la partita, se non che Drobitox, evocando il serpente divino, è andato a 0 life points. Non è finita qui. Quel serpente divino, anche se esiste nell'anime, non dovrebbe avere quell'effetto. Infatti, qui abbiamo il serpente divino giocato da Globitox e qui abbiamo il vero serpente divino, ovvero Jet serpente divino. Gli effetti sono totalmente diversi e ovviamente non è così OP il vero serpente divino, mentre il falso serpente divino, lasciamolo stare, ok? Come potete vedere, i due effetti delle carte sono molto diversi, i due attacchi delle carte sono anch'essi molto, 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 molto diversi. Semplicemente io provo ad evocare qualsiasi cosa per poter contrastare sto mostro, a parte che mi dimentico che non può essere targettato dagli effetti di qualunque cosa. Quindi semplicemente Miara, vado a zero e io mi sono detto, la partita è finita. No. Siamo scesi a zero e la partita è continuata come se nulla fosse. Sicuramente sarà stato un cheater, però io questa non me l'aspettavo. Probabilmente ha sbagliato a scrivere qualcosa e anche lui ha buggato il gioco e siamo continuati. Dato che nessuno di noi due poteva perdere effettivamente, dato che eravamo entrambi a zero, abbiamo fatto così. Normalmente, se qualcuno in una partita arriva a 0 carte, alla fine del turno in cui arriva a 0 carte nel mazzo, perde. Abbiamo fatto una gara di pazienza a sto punto, l'abbiamo portato sempre in più avanti al deck, dato che ormai praticamente tutto ce l'aveva al cimitero bandito, ed è arrivato il turno. Ha pescato l'ultima carta, ha skippato il turno, e la partita è continuata normalmente. A questo punto credevo che arrivando io a 0 carte nel mazzo ormai avrei perso. Siamo arrivati a quel punto e no, non ho perso. Così arriviamo ai 60 turni e tutto è ancora così. A un certo punto possiamo dire che è diventata praticamente una guerra di logoramento. Chi si sarebbe stancato prima avrebbe dato forfè. Un turno può durare al massimo 3 minuti. Allo scadere di questi 3 minuti, se non dichiari l'end phase in questo gioco,
perdi. Io diciamo che sono andato un attimo in bagno per... Io stavo durando 2 ore quella partita, quindi... Anche se in questo replay si vede tutto alla velocità computer, comunque ci sono volute molte più mosse per molto più tempo. E niente, è stata una guerra di logoramento fino alla fine, e poi semplicemente me ne sono andato in bagno e tornando ho trovato il messaggio che avevo perso, perché non avevo passato. Purtroppo la partita l'ha vinta Dlobitox, e qui sorge il problema. Chi è questo Dlobitox? Allora, questo Dlobitox è un personaggio un po' misterioso, ok? Quindi ho deciso di fare qualche ricerchina. Ho cercato su Google Dlobitox e ciò che ho trovato è stato singolare. Prima di tutto ho trovato questo elettricista che si è bruciato la mano, forse. Poi abbiamo trovato questo. Poi uno spacchettamento con scritto Dlobitox. Ci ho cliccato sopra e semplicemente mi ha portato a un video di uno. Un tizio a caso, insomma, non so nemmeno chi fosse. E poi arriva questo. Il logo di un canale di nome Lobitoxtreme. E a quel punto, vedendo i suoi video, sono stato sicuro che quello fosse il Dlobitox che ho affrontato. A parte il nome, che è abbastanza comunque fiancabile, diciamo. Dlobitox, Lobitoxtreme, insomma, siamo lì, no? Diciamo che questo video, secondo me, stava registrando quando ho giocato contro di me. E secondo me non ha caricato il video perché, vabbè, a parte che è durato 70 turni, però non è stata proprio una grandissima vittoria, dato che probabilmente, visto che è un cheater, ha sbagliato qualcosa e si è buggato tutto il gioco e mi ha continuato a giocare. Questa partita è probabilmente la partita più pazza che io abbia mai giocato su Yu-Gi-Oh! Pro, su Yu-Gi-Oh! In generale, perché è veramente una roba assurda e incredibile. Comunque ragazzi, il video è terminato. Cala ancora il mistero su questo Dlobitox? Secondo me no. È un cheater? È stato un bug? Chi lo sa? Se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto. E niente, ci vediamo alla prossima.